perché io qua avevo il mio laboratorio di restauro libri e avevo il mio tavolo appoggiato sotto quella finestra lì, non avevo le tende di carta quindi potevo vedere fuori. Vedo entrare una macchina con un carrello tenda dietro. Su questo carrello tenda c'erano tutti dei sacchi dell'immondizia, quelli neri, sì, no? Sì, sì. Entra questo personaggio e mi dice: ma lei è il signor Zanandi? Fa: sì, sono io. Fa: e ho mandato di passare qui da lei prima di andare in discarica, perché io c'ho su, non so quanti libri da buttare in discarica, però ma prima di buttarli fagli vedere a quel signore là che magari mi interessano. Ho detto: ma c'è a vedere, io poi se viene, per me è come la caccia al tesoro, se invece di venire a vedere dei libri arrivo subito. Questo viene dentro, porta dentro un sacco e me lo svuota in terra. Io per poco, io ho barcollato senza farmi capire, perché allora, qua ti dico la storia da dove venivano questi lì. C'era dentro, tra le altre cose, perché qua li ho fatti aprire tutti, ma tu mi riprendi, oh, questa no, questa è prima, privacy. Non è privacy. Questa è privacy. Adesso riprendo, ho ripreso anche c'è prima. C'è del marcio in animale. Ma però non... qui devi avere la mia autorizzazione. Dopo la chiedo. Tra le altre cose c'era dentro le opere complete di Goldoni 1826, i drammi musicali di Goldoni che sono rarissimi, rilegati in pelle, bellissimi, tutta una serie di riviste da commedia, dramma, tutti tra le due guerre, così, più una marea di libri di teatro, tutti i libri di teatro, addirittura un'opera teatrale scritta a mano su un quaderno. Perché questo qui li ha avuti con tutti, ogni libro aveva su un'etichetta numerata e c'era abbinato un quaderno orientativo che diceva con l'elenco di tutto quello che c'era. In più c'erano dentro i visti della questura, perché era il periodo fascista. Tutta questa roba qui, questo qui la stava buttando in discarica. Pensate. Io ho fatto una mostra, la vera, che è la sala principale lunga da qui fino quasi al portone, dove ho messo su doppia fila, su dei tavoli, tutti i libri che questo qui mi ha portato, per dirti quanti fossero. Allora, sta attento, questo qui era il figlio di un falegname, il quale falegname si è visto arrivare nel 1939 nella sua bottega un tizio, un signore che lui già conosceva, perché andava a farsi fare dei lavori, che gli ha detto che papale, io devo scappare, era ebreo, io devo andarmene, era un impresario teatrale. Io ho tutto questo mio patrimonio delle mie compagnie che mi porto dietro, non posso portarlo con me. Se lei me lo tiene qua, gliel'ha messo in un grande baule e l'ha messo nella bottega. Poi questo qui è sparito, non si è più visto, chissà che fine ha fatto. Il vecchio falegname si è tenuto lì questo baule per 40-50 anni in mezzo alla sua bottega senza mai aprirlo. Quando è morto il vecchio falegname, il figlio ha dovuto sgomberare la sua bottega e si è ritrovato questa roba qui e dice: cosa me ne faccio di questa roba? Pensa alla storia che erano queste cose. E niente, allora ha deciso di buttarle via, però forse qualcuno ha guardato da lato e l'ha portato, per cui ho salvato quelle cose lì e le ho tutte. Ho tutti i libri di teatro. Ma ascolta, non si sa come si chiamasse questo signor ebreo. Che peccato. Non sono riuscito a risalire. No. Ma di che zona? Era di Milano. Di Milano. Sì. Era di Milano. E tutte con il numerino, con la sua scrittura, con i visti della censura. Non sono firmati, no? Tipo il nome? No, il nome, non sono riuscito a risalire a niente. A risalire a chi fu? Interessante, no, veramente, perché da scrivere una roba, storia. Una roba incredibile, una roba incredibile. Questo qui buttava via, pensa un po' te. Buttava via tutto. E io nella vita sono stato abbastanza sfigato, questo va censurato, però ho avuto nel mondo dei libri ho avuto una certa fortuna. Ma perché chiamavi quella cosa lì? Ma ho avuto altre fortune incredibili. Per esempio, io ogni tanto mettevo giù anch'io un banchetto al mercato, più che altro per promuovere il museo, mettevo giù quattro libri a offerta libera e mettevo la locandina della mostra che avevo in corso, no? Un giorno mi si affaccia uno al mio banco e mi dice: lei signor Zanardi? Sì, sono io. Pensi da quanto tempo la cerco? Io sono diventato famoso. Sono andato anche in comune a chiedere alla signora Saccardo dove potevo trovarla, perché la stavo cercando.
sono qui, lei non si ricorda di me. Guardi, io un po' tra la politica, un po' tra il lavoro che facevo, vedevo migliaia di persone, no? Poi ho detto, guardi, sinceramente non riesco a... No, lei, io sono un suo cliente, lei mi ha restaurato un sacco di libri, per cui io sono contento, ero contento del suo lavoro, adesso un po' di anni che non venivo perché mi sono trasferito e quindi non sono più venuto per quello. Poi mi fa, io però adesso devo trasferirmi in una casa più piccola perché vado ad abitare, mia moglie è morta, vado ad abitare insieme ai figli e non posso occupare più di tanto spazio, e per cui ho pensato a lei perché ho dei libri che forse potrebbero interessarla. E io ho detto, tra l'altro allora, io ho detto, guarda, ho messo avanti subito le mani e ho detto, guardi, in questo periodo storico non posso, sto contando i caffè perché devo pagare il mutuo della casa che ho comprato, per cui non posso assolutamente permettermi di spendere. No, ma io non voglio mica venderle niente, io gliele voglio regalare. Allora aveva la borsettina della Standa di plastica, sì, con dentro due libri, tira fuori, poi te lo farò vedere che ce l'ho a casa. Un libro del 1755, Morfologia della fiaba, che poi ha ripreso il libro, e sono un libro in pergamena, grosso così, con dentro più di 400 incisioni, tanto è vero che ho fatto una mostra, poi ti faccio vedere la locandina di quella cosa lì, che mi ha regalato questo libro. In più c'era... Siamo qui. In più c'era dentro la prima edizione, quella sfasciata, ho recuperato solo le illustrazioni, però io ce l'avevo già, la prima edizione del Pinocchio a colori del 1911 di Mussino, che sarebbe in ordine di tempo è la terza pubblicazione del Pinocchio. Prima c'è Mazzanti, poi c'è Chiostri, poi c'è Rubino, che è il primo a colori, no? Che io avevo venduto per un altro mio cliente che aveva bisogno di soldi, l'avevo venduto a 5.000 euro, poi gliele avevo dati perché aveva bisogno di soldi, perché è rarissimo e preziosissimo. Il Pinocchio, di Rubino? No, di Rubino, di Mussino. Di Mussino, ok. Di Mussino, sì. Che Rubino l'ha fatto? Rubino ha fatto la mostra di Rubino. Rubino ha fatto qualcosa di Pinocchio, ma non la storia. No, infatti. L'ha messo in qualche tavola. Sì. Qualche tavola c'è, nei piccoli, via dicendo. C'è quella del coniglio, dei conigli. Sì, io ho fatto la mostra su Rubino. A me piace Rubino. Adesso vediamo un attimo questi qui che...